Buongiorno ragazzi, benvenuti al terzo anno di ITIC. Avete studiato l'anno scorso nel secondo anno della scuola del Politecnico del Fayum, economia, e quest'anno anche voi studiate economia. Oggi in questa lezione facciamo solo revisione per quello che voi avete studiato. E focalizziamo soprattutto sul lavoro. Voi avete studiato che ci sono due tipi di lavoro: lavoro autonomo e lavoro dipendente. Ok. Lavoro, prima di tutto, che cos'è il lavoro, ragazzi? Il lavoro, ragazzi, è un'attività che noi facciamo per avere il denaro. Noi abbiamo bisogno del denaro, quindi noi lavoriamo. Quindi il lavoro è un'attività che io faccio per avere in cambio di questo lavoro il denaro. Questo denaro può essere un salario, uno stipendio oppure un profitto. Ok, perché ragazzi noi lavoriamo? Come avete studiato l'anno scorso, che noi come esseri umani abbiamo dei bisogni, bisogni primari, bisogni secondari. Questi bisogni devono essere soddisfatti, questi bisogni da soddisfare. Quindi noi dobbiamo soddisfare i nostri bisogni, sia bisogni primari, sia bisogni secondari, sia bisogni individuali, sia bisogni collettivi. Quindi noi lavoriamo per avere dei soldi, il denaro. Con questo denaro noi possiamo acquistare beni e servizi per soddisfare i nostri bisogni. Ok, cosa usiamo per lavorare? Noi usiamo le nostre capacità fisiche e le nostre capacità intellettuali. Ok, andiamo avanti. Qualsiasi rapporto di lavoro ha due soggetti. Il primo soggetto è il datore di lavoro, il secondo soggetto è il lavoratore. Il lavoratore può essere un uomo oppure una donna. Il datore di lavoro può essere un'impresa oppure lo stato stesso. Andiamo avanti. Ci sono due tipi di lavoro: un lavoro autonomo. Nel lavoro autonomo il lavoratore non ha un datore di lavoro perché lui proprio è il datore di lavoro. Quindi il lavoratore non dipende direttamente da nessun datore di lavoro. Il lavoratore autonomo è libero, può fare quello che vuole, può fare il lavoro oppure un servizio in cambio di denaro. Ok, per esempio l'imprenditore è un lavoratore autonomo, il commerciante è un lavoratore autonomo, l'avvocato, l'artista, il gelataio, il muratore, il consulente. Il lavoratore autonomo può scegliere il luogo di lavoro, può decidere l'orario di lavoro. Ok, vediamo l'altro tipo. L'altro tipo, ragazzi, del lavoro è un lavoro dipendente. Il lavoro dipendente è un lavoro che il lavoratore fa. Ok, però il lavoratore che fa un lavoro dipendente, questo lavoratore ha un datore di lavoro. Ok, quindi il lavoratore dà il suo tempo e le sue capacità fisiche e intellettuali, e poi alla fine del mese riceve il suo stipendio dal datore di lavoro. Ok, quindi il lavoratore dipendente è subordinato al datore di lavoro. Ok, va bene. Il lavoratore dipendente, ok, deve firmare un contratto di lavoro con il datore di lavoro per regolare il suo lavoro, per garantire i suoi diritti e i suoi doveri. Esempio, ragazzi, per il lavoro dipendente, chi fa un lavoro dipendente? Per esempio l'insegnante, l'operaio, il commesso, il militare, il giornalista. Avevi detto poco fa che il lavoratore autonomo deve soddisfare le richieste dei clienti per avere il compenso oppure il profitto.
Ok. Se tu fai un lavoro dipendente, devi firmare un contratto. Ma ecco cos'è il contratto di lavoro? Il contratto di lavoro, questo è un accordo, ma questo accordo deve essere scritto, non può essere un accordo orale. Deve essere un accordo scritto. Questo accordo definisce, decide quali sono i diritti, quali sono i doveri del datore e del lavoratore. Cosa troviamo nel contratto? Troviamo le mansioni, le cose che deve fare il lavoratore, i tempi di lavoro, il giorno, gli orari di lavoro, le vacanze, il luogo di lavoro, il salario, le garanzie come l'assistenza sanitaria quando stai male, malattia, e quindi tu non vai al lavoro, rimani a casa se stai male, e il bonus. Quindi il lavoro dipendente. Ok, e questo rapporto di lavoro nasce con un contratto di lavoro. Quindi quando tu inizi un lavoro dipendente, devi firmare un contratto di lavoro. Va bene, ragazzi? Ok, ciao.